Benvenuti in questo nuovo capitolo, siamo qui pronti per incominciare questa nuova avventura, il nonché temerario. Buonasera. Mirko Cavalleri, molto diciamo simpatico e vabbè, ovviamente io il Federico Brisotto di Volksmag, per chi non lo sapesse è un canale che ho creato diciamo grazie alla sinergia diciamo tra la passione per la fotografia e la passione per il maggiolino. E niente, quindi noi qua oggi siamo pronti per questa nuova avventura, come dicevo, di quasi 302 km per una percorrenza di 4 ore. Sì, da dove partiamo, da quest'area di servizio qua, proseguiamo verso Limone del Garda, Manerba del Garda, Bolzano, Merano e poi il famoso passo dello Stelvio. Meta turistica. E, sì, una meta diciamo abbastanza turistica, rinominata per tutte le varie vari tornanti strada di montagna, e anche per tutti i vari appassionati delle quattro ruote e due ruote. Quindi noi adesso proseguiamo la tappa. Sì. Hai qualche aneddoto da... No, beh, avremo modo di confrontare auto vecchie e auto nuove, sì, quindi sarà una sfida curiosa, diciamo così, vedere quanto si è evoluta l'automobile in tutti questi anni e vedere se è migliorata o ha perso qualcosa, vediamola così. Bene, dai. Noi oggi ci divertiamo e puntiamo a dare il massimo, come diciamo noi sappiamo sempre dare. Fai simpatico. Va bene, dai. Noi siamo pronti per partire e buona visione. Strada verso il passo dello Stelvio, siamo dopo Riva del Garda, quindi abbiamo fatto un bel 4 ore di macchina a ritmi tranquilli, ci siamo goduti la bella strada fino ad arrivare a Riva del Garda con le nostre macchine. La mia è una Fiesta ST Line 1000 EcoBoost, motore di nuova concezione contro motore di vecchia concezione, vedremo quale dei due alla lunga va meglio tra consumi e tutto il resto. Prestazioni in montagna non scontate, perché il turbo ad alta quota perde qualcosa, vedremo. Bene, sono qua a bordo del mio maggiolino del 1900.
70, appena restaurato, è stato diciamo un anno abbastanza difficile tra il Covid e anche il momento, che nessuno sapeva come comportarsi, e quindi ho avuto la stragrande idea, intuizione di restaurare il mio maggiordomo, ed è durato più o meno all'incirca un anno, anche perché comunque il pieno lockdown l'ho registrato, cioè l'ho restaurato, quindi è stato davvero particolarmente difficile, però visto così diciamo che è stata una bella esperienza che comunque consiglio a tutti, anche perché comunque è stato piacevole rimetterlo appunto dopo un periodo che comunque vedevi che aveva il bisogno fargli fare degli interventi, quindi comunque è stato comunque piacevole. Sfida di velocità, abbiamo piazzato le telecamere, vediamo in ripresa, ovviamente vincerò io, ma quale delle due arriverà prima e di quanto si vince? Qua vengo effettivamente a prendere un po' di freddo. La riflessionata si fa sentire, è una gioia, sì. Una gioia. Abbiamo fatto il pieno, cioè almeno io ho fatto il pieno, quindi siamo a metà. Ho consumato un terzo di serbatoio, 20 km con un litro più o meno, la media. No, io ero a metà pieno, quindi comunque abbiamo fatto, credo comunque, un 160 km. Guarda, te lo dico subito. Computerino, 5 ore e 54 di viaggio, abbiamo fatto 331 km più o meno tra sali e scendi e niente, quindi adesso incominciamo a salire, penso che una mezz'oretta, 45 minuti tutta, e beh, siamo ufficialmente su via Stelvio, quindi ci siamo quasi. Comunicazioni via radio che tra un po' non prenderà più il telefono, che è già qua a poco campo. Perfetto. E niente, tanto una volta imbroccato il passo non si può sbagliare strada. Le ultime parole famose. Chi vincerà la sfida? Secondo me il maggiolino. Sì, aspetta, spera, mi appoggio e spingo.
Sì, anche perché in salita il maggiolino continua sempre a ventilare il motore. Questa qui secondo me farà un po' più di fatica. Tanto la ventola e la ventola per l'intercooler. Il problema è il turbo, aria rarefatta. Scopriremo. L'ho detto io. Scopriremo. Lo scopriremo a presto. Ciao. C'è chi dice che un'auto moderna può prendere una multa. C'è anche chi dice che un'auto d'epoca può non prendere la multa. Vedremo. Anche perché in questi ultimi passaggi verso il passo dello Stelvio abbiamo provato a prendere, a superare di 10 km orari il limite consentito. Vediamo. Siamo partiti. Oro, suona la bionda, Osnia. No, dai bambini, alla bionda devi suonare! Appunto, alla bionda! Ah, a me sembrava i bambini. Eccoci qua, 48 tornanti alla salita, vai! 48 tornanti! Siamo al primo. Ok. Eccolo qua, 47esimo. Ma eccolo qua. Mirko, ma piuttosto che la Ford Fiesta, volevi una bella 500 Abarth? Ah, piuttosto che un invito volevi un vaffanculo? Prossima volta, ti dico niente, ti mando a fare in culo, vengo da solo. No, beh, dai, puoi fare cambio, puoi fare solamente cambio motore. Beh, sì, allora sì, con la mia carrozzeria allora sì. Ha giudicato, va bene. Vabbè, oh, dai che saliamo. Ma dove? Dai. Là che c'è il ghiacciaio di fronte, lo vedi? Sì, quello lì lo vedo. Vabbè, buon viaggio Fede, ufficialmente. Buon viaggio Mirko, ci vediamo su in cima. Sì, capo. Lo sapevo che lo facevo incazzare. Anche perché voi non sapete, ma Mirko, voi non lo sapete, ma secondo me dopo che lo chiediamo quando siamo su al passo, che lui desiderava prendere una Abarth 595, però per motivi che se volete lo potete chiedere voi, ha optato per una Ford Fiesta, che chiaramente comunque ha sotto un bel motore, e quindi devo dirvi che siamo al 46esimo tornante. Eccoci qua, auto d'epoca, la Mustang è tanta roba. Signori, stiamo salendo, mancano 1000 metri, 10 km, 26esimo tornante, anzi manca 26, siamo quasi a metà della salita e devo dire che sta rampando di brutto. Saliamo, il turbo si sente un po' che spinge meno alle marce alte, ma ce la fa bene, in seconda come se non la fosse, fai 60-70. Eccoci qua,
pronti per a raccontarvi tutto quello che è successo. Esatto. Mi sono reso conto. Allora, diciamo che è stata una bella scalata, sì. Anche perché comunque non è... I motori facevano un po' fatica perché l'aria era rifatta, fatica, si sentiva la differenza dell'aria, almeno io l'ho sentita. Il turbo spingeva di meno, non scaricava quando cambiavo marcia, quindi aveva poca pressione. La differenza si è sentita in altitudine. Invece il caro Maggiolino, diciamo che si è difeso abbastanza bene, anche perché comunque i suoi 34 cavalli sì, sono pochi in confronto a un Porsche o a quello alla macchina di Mirko, senza contare che vabbè, poteva venire qua con la 500 ABA. Ma una domanda, ma no, non hai preso la 500 Abarth? Domande troppo personali per poter rispondere davanti a tutti. Diciamo, dopo. Diciamo che è stata una scelta mirata, imposta, però devo dire che comunque anche la Ford ST Line diciamo che si difende bene. Sì. Bah, che dire? In salita c'era, se non sbaglio, un vecchietto che stava facendo tracking, diciamo, sul che ha comprato strada. Sì, tutto sulla strada, spettacolo, con le bacchette andava super piacere. Poi, sensazioni del momento. Tu sei mai stato in montagna guidando con la tua auto? Sì, poche volte, questa no, è la volta più seria, diciamo. Non sono mai salito così in alto, 2700. Mezzo alla natura, bello, davvero. Sto guardando intorno a vedere cosa passa, perché è bello anche questo spettacolo. Diciamo che noi siamo partiti da quanti gradi? Partiti da 32 e adesso ce ne sono, la macchina segnava meno 19, segnava 19 gradi. 19 gradi, quindi diciamo che è un bel salto termico. E 15 gradi di salto, poi l'umidità è sparita, c'è il vento freddo che arriva dal ghiacciaio dietro. E sì, bello. Quindi ci ha mollato un Audi, come potete vedere, il Maggiolino è arrivato l'Audi A4, no? Adesso passerà e può essere che verrà inquadrato, ma non credo. Comunque, bando al reparto tecnico, consumi fino a prima della salita ero 20 con un litro, adesso sulla salita sono 17,8 con un litro. Ho fatto fuori meno di metà serbatoio e sono 45 litri. Buoni consumi, al ritorno in discesa non consumerò niente, quasi come macchina spenta, se spengono due cilindri va a due cilindri e sarà una cannonata. Il mio è difficile che si spenga due cilindri, anzi se si spegne già un cilindro è un guaio ragazzi, speriamo di no. E poi quant'è la tua autonomia di benzina? Io al computer segno ancora 500 km di autonomia e ne abbiamo fatti 300. Salirà perché saremo in discesa, ne faccio quasi 1000 con un pieno a questo punto. Autostrada e strada normale, poi si vedrà l'itinerario. Beh, io come consumi, diciamo che all'andata ho consumato più o meno metà pieno, anche perché comunque diciamo che tenendo la luce dai 100 km orari non è stato così tanto facile. Io metto la sesta di riposo e 100 km orari li fai con più di 30 km con un litro, il computerino non li segna, quanta è la autonomia. Poi, velocità massima in salita. Sono arrivato a 80, poi c'era un Maggiolino che ostacolava. Fa lo spiritoso, però comunque anche se non ci fosse stato il Maggiolino non avrebbe fatto neanche i 100 km orari. No, proprio tornanti uno dietro l'altro, effettivamente. Sì. C'è chi dice che il Maggiolino è un'auto da pochi cavalli. C'è chi dice che se fosse stato il costruttore gli avrebbe messo 4 pony zoppi al posto dei cavalli. C'è chi dice che chi ha pensato l'aerodinamica aveva le palle girate e ha incominciato a disegnare palline a raffica sul disegno e ha stabilito che fosse il progetto in definitivo. C'è chi dice che essendo un'auto vecchia può lasciarti i piedi. E anche c'è chi dice che beve peggio di un tedesco all'Oktoberfest. Ma noi sappiamo solo che è un'auto tedesca dalle donne nascoste. Quindi
al prossimo episodio e ciao. E comunque il tanto denigrato EcoBoost non è poi così male, anche se a tre cilindri. Io preferisco il 4 cilindri motore Porsche, motore boxer, è già la seconda volta che lo dico. Comparlo. Comunque, alla prossima. Ciao.